Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Alessio Tacchinardi, ciao Alessio, buon pomeriggio. Ciao. Ciao, ciao, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Allora Alessio, certamente con il Sannino bis il Palermo ha cambiato marcia, fa specie notare come probabilmente il modulo tattico è rimasto lo stesso. I calciatori sono coloro che avevano deluso per gran parte della stagione, ma c'è uno spirito totalmente nuovo, una squadra che ha voltato pagina dal punto di vista psicologico e motivazionale. Ha capito probabilmente che doveva deporre, per così dire, il fioretto e armarsi di sciabola, no? Sì, per detto questo però bisogna che l'allenatore sia bravo a inculcarlo nei giocatori. Penso che Sannino sia stato bravissimo, penso a toccare le corde giuste, i punti giusti, e questi giocatori, che sono sempre, come dicevi te, quelli di 4, 5, 6 mesi fa, hanno tirato fuori quell'orgoglio. Dico finalmente, perché devo dire che vedere il Palermo negli ultimi mesi è stato veramente un dispiacere per chi piace il calcio, perché ha giocatori di enorme livello, secondo me, vedere giocare con queste poche motivazioni, con questa ferocia, poca ferocia, era un peccato. Ritornato Sannino, che io ho sempre reputato un grandissimo allenatore, sono contento che gli abbia ridato quel gas, quella marcia in più. Adesso spero per il Palermo che non sia troppo tardi, affronterà una partita terribilmente difficile. Certo è che quest'anno di poi mandare via Sannino è stato un errore gravissimo. Sì, alla luce chiaramente dei risultati che sta ottenendo la squadra e soprattutto dell'empatia, del gran feeling che c'è tra Sannino e i calciatori, è stato un errore clamoroso. Ti chiedo, tu hai fatto cenno poc'anzi all'aspetto temporale, hai detto mi auguro che non sia troppo tardi. Guardando il calendario, il Palermo ha 4 gare davvero complicate, il Genoa, che sta peggio come condizione psicofisica, ha un calendario estremamente agevole. Potrebbe questo fare la differenza? Beh, il calendario conta perché il Genoa, come dicevi bene te, abbia più facilità a livello di calendario di partite. Detto questo però, insomma, penso che il Genoa abbia avuto una grande boccata d'ossigeno a vincere col Chievo domenica e adesso ha delle partite sulla carta, con la carta più facile. Quindi poi non conta più, secondo me, l'aspetto fisico, ma conta tanto la testa, la fame, l'ambizione che ogni giocatore ha e quello che il tuo allenatore ti riesce a dare. Vedo un Siena che non dico che stia mollando, perché non sta mollando, però un po' più in difficoltà, ha avuto delle partite importanti che non ha potuto sfruttare, quindi poi quando ti abbassa un po' l'autostima, l'entusiasmo, diventa difficile. In questo momento qua il Palermo e il Genoa sono quelle sulla carta che stanno meglio, però certo è che come partite, come calendario, secondo me il Genoa è leggermente avvantaggiato. Alessio, ha fatto bene Maurizio Zamparini a lanciare un grido d'allarme, perché lui ha detto certamente ho commesso degli errori clamorosi, me ne assumo la responsabilità, ma vorrei che in queste ultime 4 giornate di campionato tutto fosse regolare. Ha pregato la FIGC di monitorare con attenzione lo svolgimento di tutte le gare, perché anche le squadre senza obiettivi prioritari devono assolutamente dare il massimo. Ecco, fa bene a preoccuparsi in questo senso il presidente del Palermo? Ma io penso che Zamparini, ho letto oggi le sue dichiarazioni, abbia detto delle cose giustissime, perché sarebbe un peccato che una squadra deve andare giù perché merita di andare giù, non perché magari altre squadre hanno meno motivazioni. Quindi è un grido d'allarme che secondo me ha detto una cosa giusta. Detto questo, è anche vero che ci sono le squadre che preparano le partite alla morte, sono quelle che magari sono già, tra virgolette, mentalmente in vacanza dopo una stagione difficile, quindi bisogna controllare tutto, poi le motivazioni fanno tanto, quindi io non penso, anche poi con quello che è successo, il discorso calcio scommesse, che ci sono partite le ultime pilotate, magari tanti anni fa si poteva pensare, però adesso ho visto anche l'anno scorso che le partite le si giocano, poi dipende tutto la motivazione, però è giusto lanciare questo grido, che siano tutti con gli occhi aperti, con le antenne su, perché deve andare giù chi è stato meno continuo durante l'anno, quindi ecco io. E penso che sia una lotta onestamente bella vincente tra queste 3 squadre. Detto questo, però, è un peccato che poi qualcuno debba retrocedere, e certo andare in Serie B sarebbe per il Palermo un insuccesso clamoroso per, secondo me, la squadra che aveva anche con gli acquisti di gennaio.
Allora Alessio, tu Fabrizio Miccoli lo conosci fin troppo bene, siete stati compagni, ne abbiamo parlato diverse volte, stagione tormentata per lui, avversato da una serie Sì, di problemi molto. fisici davvero senza fine, sta davvero stringendo i denti pur di garantire una presenza anche parziale, mezz'ora, 40 minuti per poter dare il cambio di passo a questa squadra. Ecco, insieme ad Ilicic è certamente quello che può fare la differenza dal punto di vista tecnico nel Palermo. Si discute tanto, tre gare in una settimana, prossima settimana decisiva per la salvezza. Adesso c'è Juventus-Palermo, mercoledì c'è Palermo-Udinese. Sarebbe il caso di risparmiare questi due calciatori in Anche una. perché poi dopo c'è Fiorentina-Palermo. Esatto, in una sfida all'apparenza impari come quella dello Juventus Stadium per preservarli, secondo te, in una gara più alla portata come quella contro l'Udinese? Ma guarda, questione di poi, siete tutti bravi a parlare, a dire, onestamente non è mai facile. Sicuramente Nicoli è un giocatore da centellinare, che per me anche con una gamba sola ti può fare la differenza, l'ha dimostrato nell'ultima partita, quindi è un giocatore importante. Io penso che preservare Ilicic già al Juventus Stadium sia un peccato, anche perché le partite bisogna giocarle. Le partite bisogna giocarle e bisogna, dopo, se dovesse andare male con la Juventus, che magari sono già sopra di due gol, allora è giusto magari tirarlo fuori per farlo, come dicevate voi, di un trittico di partite onestamente per il Palermo durissime. Nicoli da centellinare, sì, Ilicic è troppo importante in questo momento per il Palermo, anche perché è quel giocatore che ti garantisce imprevedibilità. Onestamente non lo centellinerei adesso, dipende un po' magari con i risultati di Torino, magari tirarlo fuori dopo, però non è mica già scritto che il Palermo perda a Torino, anche perché la Certo. Juve deve vincere, il Palermo onestamente si sta difendendo coi denti, con le unghie, quindi devono sempre giocarsi le partite, poi magari nel secondo tempo magari da gestire Piccoli sì, Ilicic per me in questo momento qua è troppo importante. Alessio Conte è passato al 3-5-1-1, ha tolto una punta, adesso schiera Marchisio praticamente trequartista, ha dato spazio a Pogba per probabilmente proteggere insieme a Vidal meglio l'operato di Andrea Pirlo. Ecco, secondo te è una scelta tattica consapevole che ha anche un futuro in prospettiva o è dovuta più al fatto che forse la squadra non è più dal punto di vista fisico estremamente brillante dopo una stagione così estenuante? No, non è sicuramente, penso che sia il modo adatto in questo momento qua alle caratteristiche fisiche della Juventus. La Juventus non è più la Juventus stratosferica, straripante di inizio anno e quindi Pirlo non è più un giocatore che sta andando a 200 all'ora, ma giustamente anche umanamente, anche per la carta in tasca, tirando un po' il fiato. Detto questo, è salito la ribalta prepotentemente un giocatore fantastico come Pogba. È il modulo in questo momento qua adatto anche per le caratteristiche dei giocatori. È il modulo adatto ed è anche il modulo che però secondo me non verrà proposto l'anno prossimo perché, attenzione mia, e lo dimostro in Europa, servono più giocatori che danno ampiezza al campo, più giocatori sulle righe che fanno l'uno contro uno, giocatori offensivi e la Juve in questo momento qua c'è Simone Pedro che è infortunato, però io penso che non sia il modulo, il vestito adatto, ideale in questo momento qua alla Juventus, ma non sarà il vestito per l'anno prossimo, perché penso che si andrà più su un 4-3-3 molto offensivo, con magari la Juve sul mercato, vada a prendere giocatori di esterni d'attacco con qualità importanti nell'uno contro uno. Alessio, l'ultima e ti salutiamo. Parliamo di Massimo Donati, stagione tribolata per lui, centrocampista certamente dotato di qualità, senso geometrico, fosforo, che si è adattato nel ruolo di centrale difensivo. Sannino sta insistendo, per dare forse più qualità anche alla partenza, alla sorgente dell'azione. Certamente, è una soluzione che ha i suoi pro e i suoi contro, non essendo un difensore di ruolo. Volevo una tua valutazione. A me Donati piace molto, Donati è un giocatore che comunque ha due nel serbatoio, ha 10 nel serbatoio dall'anima come giocatore, un giocatore che anch'io ho fatto proprio il discorso dal davanti, dal mezzo del campo, tornare indietro, ci può stare. A me piace come regista difensivo, ma mi piace per il carisma che può dare a questa squadra, è un leader di questa squadra, quindi è un giocatore importante, un giocatore che il Palermo deve fare super affidamento per le ultime partite in mezzo dietro a giocatori di grande esperienza di quando in qualità in questo momento qua, quando sempre uno dei giocatori carismatici nel campo dove non gli scotta la palla nei piedi e penso che lui sia uno di quelli. Alessio, da ex Juventino, se il Torino perde a San Siro contro il Milan, ne finisce nel calderone, no?
Non ho capito, scusami. Dico, da ex Juventino, quale sei? Se il Torino dovesse perdere a San Siro contro il Milan, dico, finisce in piena bagarre salvezza. Ah sì, il Torino, per come sta viaggiando le squadre Palermo e Genoa in questo momento qua, deve stare attento. E soprattutto, guarda, attenzione che io del Palermo, che c'è proprio una squadra che gli piace molto giocare, e quando invece deve fare punti di guardare meno allo spettacolo, ma più al contesto dei punti. Quindi se perde ci c'entra dentro anche lui nel mischione, e poi può succedere tutto, ripeto. Come calendario però il Palermo, se dovesse salvarsi, fa qualcosa di straordinario, e Sannino bisogna fare il monumento perché è riuscito a tirare fuori qualcosa di importante. Però, ripeto, adesso non conta più tanto la testa, ma conta il cuore dei giocatori che vogliono attaccarsi con le uniche denti al risultato. È affascinante, però il Torino deve stare attento, che può buttarsi dentro anche lui, può rischiare veramente anche lui di perdere e magari andare in Serie B. Assolutamente, quindi ormai ti apprezziamo ovviamente nei network nazionali come brillante e competente opinionista, anche allenatore ovviamente degli allievi nazionali del Brescia. Alessio, noi non possiamo far altro che ringraziarti e farti un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro professionale. Grazie. Grazie a voi, Crepi, buon lavoro. Grazie ancora. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.